ha bisogno di presentazione. Lui si è stato messo ai ceppi perché sospettato di aver consegnato dei impegni, ci chiamano durante la giornata, ma poi perché è inutile sbrodolarsi. Dicevo, la storia della libertà di stampa è fatta, poi è facile celebrare molti anni dopo. Cosa che dopo la morte di Voltaire, Luigi XV pubblicamente... Il Nord-Est è stata la regione di maggior successo in questo dopoguerra. Ci è stata consegnata dall'Unità d'Italia come un'area povera, era il sud del nord, un'area che faceva fatica ad andare avanti, molto conservatrice, molto influenzata dalla Chiesa Cattolica. Poi miracolosamente è stata l'area della genialità, l'ho detto molte volte nei miei interventi, una sorta di California italiana. Qui sembrava che le pepite d'oro si raccogliessero sugli alberi, che si trovavano i tesori per terra, ed è stata un'area di invenzione, di innovazione davvero clamorosa. Come tale è ovvio che quando poi arrivano le crisi queste aree sono quelle che ne risentono di più, nel senso che regioni pigre, arretrate, dove il lavoro c'è e non c'è, ma più non c'è che c'è, queste regioni se sono momenti di opulenza, momenti di crisi, certo se la passano peggio quando c'è la crisi, ma più o meno è sempre la solita minestra. Invece qua a nord-est è stato quello che è accaduto un autentico shock, però come ha dimostrato una volta dopo la seconda guerra mondiale, io sono sicuro che il riscatto partirà da qua.